Competenza significa, è un mindset, è un insieme di comportamenti che una persona e un team deve avere per poter progredire, per poter realizzare qualcosa di unico. Questo ultimo decennio sembra caratterizzarsi per l'importanza riconosciuta da grandi aziende, come quella che lei gestisce in questo momento, ma anche di start-up al trasferimento tecnologico. Questo accade anche nel nostro paese. Che cosa è cambiato in questi anni? E se negli anni 70-80 le innovazioni, i trasferimenti tecnologici avevano meno risonanza, vuoi perché erano percepiti meno rilevanti, vuoi perché erano comunicati in modo meno continuativo di oggi, ma oggi c'è una percezione di un maggior trasferimento tecnologico rispetto a quello che era in passato. Ma anche in passato, a mio avviso, se io penso a quello che successe negli anni 70, 80, 90, c'erano tanti trasferimenti tecnologici. La sua storia professionale ci dice che lei è un grande innovatore, l'acceleratore a tre assi, so che il termine non le piace, tantissime altre invenzioni. Qual è l'invenzione o il brevetto? Ripeto, so che non le piace la parola inventore, il brevetto a cui lei è più legato e perché? Non mi piace la parola inventore perché dà l'impressione di qualcosa, di qualcuno che sta nel mondo delle nuvole. Mi piace la parola innovatore perché l'innovatore è colui il quale, assieme a un team di persone, genera dei prodotti che hanno un valore per i clienti e questo porta business, fatturato, posti di lavoro. Direi quasi che l'invenzione o l'innovazione che mi piace di più è quella, è la prossima. La cosa più bella di fare innovazione è di poter analizzare in modo critico lo stato attuale per capire come raggiungere uno stato futuro migliore. E quando poi lo si fa insieme ai colleghi, i fornitori, altri partner, diventa ancora più bello. Che cosa significa innovazione in Ferrari e quanto è importante sperimentare l'innovazione nel campo della Formula 1, dove la Ferrari eccelle da sempre? L'innovazione è molto importante in Ferrari. Noi in Ferrari, diciamo, vediamo l'innovazione su tre assi. L'innovazione mirata alla performance, l'innovazione tecnologica. Vediamo l'innovazione mirata anche a una ottimizzazione dei costi e del carbon footprint, che è legata essenzialmente all'efficienza. E poi vediamo anche un'innovazione di design. Questa triade di innovazioni che ci rende unici, che ci consente di realizzare delle macchine che sono performanti, che sono molto, molto, diciamo, esteticamente molto belle e che trasmettono quelle emozioni ai clienti che sono davvero uniche. La Formula 1 per noi, così come anche le corse nell'endurance, sono fondamentali perché ci consentono di mettere a punto degli step tecnologici che poi possiamo applicare nelle auto da strada. L'ultima che ne fa uso, per esempio, è la PuroSangue. Le Ferrari one-off, dottore, che cosa sono e soprattutto se possono essere anche le one-off delle palestre di innovazione per la sua azienda? Se la Formula 1 è importante, specialmente sulla dimensione dell'innovazione, diciamo, tecnologica, sul lato performance, le one-off sono molto importanti, specialmente sul lato design. Quindi one-off e Formula 1 o Endurance ci danno la possibilità di sviluppare, di innovare su due assi importanti per quanto riguarda, diciamo, il nostro futuro. Quanto impatta l'intelligenza artificiale nei processi di lavorazione della Ferrari? Qual è la sua idea di intelligenza artificiale, visto che se ne parla forse troppo e troppo spesso anche a sproposito? L'intelligenza artificiale è una tecnologia, come tutte le tecnologie è una medaglia che ha due facce, dipende dall'uso che se ne fa. Oggi l'intelligenza artificiale la si usa regolarmente nei cellulari, la si usa in tutte le ricerche che facciamo su internet. Noi in Ferrari la usiamo per qualche attività specifica e io direi che per quanto riguarda l'uso dell'artificial intelligence, così come di altre tecnologie innovative, bisogna capirla bene, capirla in profondità e interpretarla nel modo adeguato, per evitare di essere pilotati dalla tecnologia, quando invece dobbiamo essere noi uomini a pilotare e a dare un senso alla tecnologia.
Ecco, dottore, gli asset intangibili, come le proprietà intellettuali, rappresentano circa il 90% del valore di aziende giovani, ma anche di grandi aziende. I brevetti sono sufficienti a proteggerli, questi asset intangibili? Io penso che i brevetti siano importanti, ma penso anche sia importante la velocità di implementazione del brevetto. Perché spesso, anche lì, no, una ragione per cui non mi piace la parola inventore è perché si pensano delle cose che poi restano nell'aria senza implementarle. Per me è bello concepire, quando un team concepisce delle soluzioni innovative, le brevetta, perché è importante essere protetti anche da un punto di vista legale, ma poi le deve implementare il prima possibile. Perché la sostenibilità non diventi una parola vuota anche nel dibattito pubblico, bisogna riempirla di significato. Volevo chiederle che cosa fa tutti i giorni la Ferrari per dare un significato vero a questa parola che è sostenibilità. La sostenibilità per noi è molto importante. Ogni azienda, ogni brand che ha un ruolo rilevante dal punto di vista culturale come la Ferrari ha il dovere di indirizzare la sostenibilità seguendo due principi. Il primo, avere un approccio olistico e scientifico, cioè dare chiara evidenza di quello che è l'impronta di CO2 di tutte le operazioni che accadono in un'azienda. La seconda è di essere anche catalizzatori per il cambiamento. Questa transizione verso un mondo più pulito, con meno CO2, non è semplice. Richiede un lavoro di team tra la Ferrari, i fornitori, tra tutti quanti, tra i vari attori. Noi lo facciamo costantemente, quando valutiamo anche i vari fornitori, consideriamo anche quello che è il loro impatto in termini di CO2. La Ferrari è coinvolta in molti progetti sociali e nel supporto alle materie STEM. In che modo l'azienda contribuisce al benessere delle comunità e alla formazione delle nuove generazioni? Noi riteniamo che l'educazione e la formazione sul lato scientifico siano importanti per quanto riguarda le nuove leve del futuro. Riteniamo anche che sia essenziale affiancare a una forte formazione STEM anche una formazione umanistica. E noi lo facciamo come? Sia a livello locale, supportando alcune iniziative. Ne abbiamo fatto una l'anno scorso, che era l'apertura di un laboratorio di robotica che consente a tutti i ragazzi di imparare a usare i robot mediante alcuni iPad, per esempio. Ma lo facciamo anche quando organizziamo degli eventi, tipo la Cavalcade a Roma a giugno, dove abbiamo organizzato un'asta di beneficenza per una comunità in cui i ragazzi non hanno la fortuna o la possibilità di usufruire di un'educazione che riteniamo essere importante sempre per il futuro di una nazione. Lei rappresenta, secondo noi di Fortune, il connubio perfetto tra innovatore, non dico scienziato per evitare che lei si arrabbi, e diciamo manager di azienda. Le posso chiedere quando è che ha saputo che l'hanno scelta di diventare amministratore delegato della Ferrari e che reazione ha avuto, se se l'aspettava, se è stata una cosa improvvisa? Non me l'aspettavo, ero molto orgoglioso di questa opportunità e poi c'era un forte senso di responsabilità, perché oggi l'azienda si trova in questa situazione grazie al lavoro di tanti colleghi presenti, ma colleghi che sono, diciamo, hanno lavorato in azienda anni fa, e quindi un forte senso di responsabilità. Responsabilità per perseguire quella che è la volontà di progresso, che è l'eredità che ci ha lasciato il nostro fondatore.